Nasce, diciamo, 2 o 3 anni fa, diciamo, nella stagione calcistica, quella che è stata inficiata dal Covid, dal primo Covid, e ho detto: se finisce il fantacalcio e finisce bene, devo tirar fuori qualcosa. E dopo l'ho iniziato a scrivere nel 2021, l'ho finito nell'estate del 2021, l'estate degli europei. Poi dopo abbiamo festeggiato e dopo gli europei a settembre l'ho lavorato con un editor, con un professionista, terminato il lavoro nella primavera del 22, e poi l'ho mandato alle case editrici e il sì la scorsa estate e poi i tempi dell'editoria che l'hanno fatto uscire poco fa, qualche giorno fa. Senza spoilerarci nulla, ci racconti un pochino di che cosa parla? Sì, certo, questo è un romanzo sul fantacalcio, diciamo, il fantacalcio è penso il gioco più popolare in questo paese dopo il calcio, perché tutti gli italiani, tutti i ragazzi, ma non solo, anche più grandi, si sentono degli allenatori. Diciamo, questo è un romanzo che parla di Edoardo, che è il protagonista del romanzo, ed è che ogni anno organizza il fantacalcio con gli amici di sempre. Lo organizza dai tempi della scuola, da quando avevano 15-16 anni. E sono giunti alla decima edizione e Edoardo è quello che studia più di tutti, è quello che organizza le aste, è quello sempre informato, è quello che si va a vedere tutti i siti di informazione, però è l'unico del gruppo a non averlo mai vinto. Quindi lui desidera maledettamente farcela per poi smettere. Da Irpino sogni di vedere l'Avellino nel fantacalcio? Me lo auguro perché significherebbe l'Avellino in Serie A, ed è troppo 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 tempo che manca l'Avellino in Serie A. Io l'Avellino in Serie A la conosco, io e mio fratello la conosciamo soltanto dai racconti di mio padre, che l'ha vissuta dal 78 in poi, quei 10 anni di Serie A. E quindi giocatori come Ramon Diaz, come Barbadillo, come Juari, sogniamo di rivivere i fasti passati, e quindi in quel caso vorrebbe dire Avellino al fantacalcio, vorrebbe dire Avellino in Serie A.